C'è chi dice, ma la correzione non basta, bisogna abolire il voucher. Vi do un'informazione, in questo paese ci stanno da 2 a 3 milioni di lavoratori in nero. Vi risulta che le pagine dei giornali siano piene di indagini, inchieste, discussioni sui 2 o 3 milioni di lavoratori in nero? Io che i giornali li guardo direi di no. Se facessimo una comparazione tra pagine per i voucher e pagine per il lavoro nero, ahimè, il lavoro nero perde 27-0. Domanda, ma va bene così? No che non va bene, ma siccome il lavoro nero non c'ha l'anagrafe e quindi non puoi discutere se erano di più il mese passato, il mese dopo e come vai, facciamo come fanno di solito un po' questi italiani, che se c'è una cosa che si può lasciarli di lato, guardiamo da un'altra parte e facciamo finta che non ci sia. Per opinione di Poletti è che noi non dobbiamo fare finta di un cavolo, dobbiamo sapere che lì c'è un problema e se chiudiamo i voucher domattina, l'esito certo è che spediamo altri 300 o 400 mila persone ad aggiungersi all'esercito del lavoro nero. Io ne voglio cavare 400 mila, non aggiungere 400 mila. Mi faccio criticare, discuto, cambio la legge, controllo i risultati e se c'è bisogno di cambiarlo la ricambio di nuovo.